A Corigliano Calabro c'è un'emergenza nell'emergenza. Il paese, colpito dall'alluvione il 12 agosto, ora deve fronteggiare anche il problema profughi. Al danno uniamo anche la beffa. Noi abbiamo dovuto ricorrere ai nostri miseri mezzi per far fronte a tutto questo disagio enorme che si è creato con l'ultima alluvione. Colpa della bomba d'acqua che neppure un mese fa ha messo in ginocchio la città e ha prosciugato le casse del comune. Non ci sono risorse dunque e la città è stata lasciata completamente sola, denuncia il sindaco. Il governo non può utilizzare una città di Corigliano, sede di porto, soltanto per migranti e poi essere disattenta nel momento in cui si è verificato tutto quello che si è verificato nella nostra città di Corigliano. E poi ne usciamo effettivamente con una somma irrisoria stanziata di 3.900.000 euro. Non ci sono nemmeno le transenne per mantenere l'ordine all'arrivo delle navi, perché sono tutte lì a delimitare i danni del disastro causato dal nubifragio. È chiaro che avremmo dovuto prendere tutte le transenne dislocate sul territorio, quindi abbandonare le buche, gli smottamenti, le frane e portarle al porto di Corigliano.